We have a dream. Mi collego con lui, non so, sicuramente è negli Stati Uniti d'America. Stefano May, dove sei? Ciao, ciao, sono a Miami. Miami. Ah, a Miami. Si vede, vedo che c'hai delle palme luminose dietro, quindi vuol dire che sei a Miami. Cos'è quello? Esatto. È il tuo studio? Sì, questo è un angolo del mio studio. Poi alla mia sinistra c'ho un pianoforte, davanti a me c'è un altro, e poi c'ho, diciamo, la parte proprio studio dove lavoro alle mie pre-produzioni prima di andare a Los Angeles. Ma suona quel piano lì? Certo. Lo senti? Certo che lo sento, certo. Allora Stefano, dunque, tu mi hai mandato un sacco di roba, ok? Cioè mi hai mandato un trailer del Sunrose Show. Che cos'è il trailer del Sunrose Show? Beh, il trailer del Sunrose Show è quel famoso show che tu mi chiedesti di mandarti un anno fa. Ah, è vero. Complimenti per... cioè, un anno dopo, arrivi dopo un anno, quindi, capito? Se guardi la tua email, in realtà è arrivato mesi e mesi e mesi fa. Sì, sì, va bene. Ma cosa fai tu al Sunrose Show? Perché hai tutto il concerto. Intanto cos'è il Sunrose Show? Sunrose Room a Los Angeles è un... ora è diventato, stava diventando l'anno scorso, ma adesso è diventato uno dei venue, uno dei posti più importanti della musica pop a Los Angeles, e quindi nella parte west, diciamo, del mondo. Era prima il Jazz Club, credo fosse il Blue Note prima, e poi è stato rinominato Sunrose Room. È un posto straordinario, dall'acustica fantastica, dall'energia pazzesca, e ho avuto la fortuna presentare il mio album in anticipo per tutta la discografia a Los Angeles, e ho suonato lì tutti i brani con la mia band ed è stato stupendo. Ok, allora guarda, vediamoci un pezzettino.
time is over, but I hope it's not over. Don't love is so big, yeah. Just so let it be the end. I just wanna see you, that we can be for stupid summer and flower. Thank you so much, everybody. Really, thank you so much. Thank you. Mamma mia, eh? È stata una serata straordinaria. Peccato che non si vede tutta la diciamo la location, perché era gremita di persone, tutti quanti cantavano insieme. Il pubblico non era microfonato, quindi però veramente una delle serate più belle che abbia mai fatto. Ma è quando c'era anche Stevie Wonder da qualche parte o no? Solo Stevie Wonder, Justin Timberlake, quella stessa sera c'era un rapper famosissimo che, scusate se non lo ricordo, però se lo ricordassi te lo dirò, perché faceva, diciamo, dopo di me cantava lui. È la mecca, diciamo, della musica pop adesso a Los Angeles. Sun Rose è il luogo, e sono stato così fortunato. Pensa, suonare su quel piano dove ha suonato Stevie Wonder per me è stata, cioè, capito? Cioè, ma Stevie Wonder ha suonato prima di te? Sì. senti. La cosa assurda è che a noi tutto ciò sembra assurdo. In realtà, se tu venissi a Los Angeles e andassimo un venerdì o un giovedì sera, vedere Stevie Wonder non è così difficile. E la cosa è che è così naturale. È in Italia che è diventato un po' più difficile. perché qua, diciamo, le persone da Stevie Wonder, da altri artisti, diciamo, di questa levatura, sono persone che qua chiamerebbero very humble, molto... come si dice humble? Te lo ricordi, Red? Molto umile. Molto umili, sì, esatto. Quindi diciamo che vivere qui è stata una grande scuola anche per questo. Ecco, ma scusa, tu come fai da Miami arrivare a Los Angeles? Cioè, cosa... Cioè, che agganci hai? Che al di là della voce, che sei bravissimo, fai anche della bella musica, dopo ascolteremo il tuo ultimo singolo, ma come fai tu ad andare a suonare al Sun Rose? La mia produzione musicale viene tutta effettuata a Los Angeles. Io faccio la preproduzione qui, quindi scrivo i miei brani, li registro le mie demo. Alcuni di questi li lascio proprio intatti, perché alcuni brani sono belli anche solo piano e voce. Però poi vado a Los Angeles e, nonostante le distanze siano enormi qui negli Stati Uniti, se pensi da Miami a Los Angeles sono 6 ore di volo, ma diventa come se fosse Roma-Milano alla fine. Quindi lì c'è Chico Bennett, che tu hai conosciuto, che è il mio produttore, e vado lì con Chico, lavoriamo sui brani e decidiamo quando pubblicarli. Purtroppo questo non è un mercato di album. Per noi che non siamo Taylor Swift, è un mercato di single, quindi diciamo che l'album poi diventa il contenitore di tutti questi single che escono ogni 45 giorni più o meno. E se tu ci pensi, negli Stati Uniti ogni venerdì ci sono quasi 200.000 canzoni nuove che escono ogni venerdì.
200.000. Esatto. Ma perché escono tutti di venerdì? Non lo so, perché dovresti chiederlo a Ferrarini, magari c'è una spiegazione lì, però si chiama Music Friday. Infatti io sono uscito di giovedì. Sono uscito di 16, che tra le altre cose è il giorno del mio compleanno, ma è anche... Diciamo che tante cose sono successe di 16 e casualmente non ho scelto il 16 in realtà, perché avessi qualcosa veramente diciamo, devo uscire di 16. No, in realtà è capitato ed è stato un altro 16 da collezionare. Senti, allora, Hideaway cos'è, il nuovo singolo tuo? Hideaway è il nuovo singolo, è l'ultimo singolo che completa, diciamo, l'album. È un brano che ho scritto dopo un mio viaggio a Tijuana, Messico. Vivevo ancora a Los Angeles, allora, e tu devi sapere che amo andare in posti dove si può ancora respirare la semplicità della gente e se vuoi anche vivere con l'indispensabile, perché è una di quelle realtà che mi aiuta a connettermi con quello che mi serve poi per scrivere, perché a me piace scrivere sul sociale. E quindi sono andato a Tijuana e stavo bevendo un caffè, c'era questo homeless, questo senza tetto che si avvicina a me e mi chiede una sigaretta. Io non fumo e ho detto, ma magari ti parlavamo spagnolo. Ho detto, ti compro qualcosa da mangiare. Lui mi ha detto, guarda, non è importante, però mi piacerebbe scambiare qualche parola con te. E quindi qualche parola diventò più di un'ora. Mi racconto la sua vita, allucinante, devo dire. E mi ricordò quando avevo 15 anni, uno dei miei più grandi mentori, Damiano Minisci, un artista pazzesco che dovresti conoscere perché è straordinario, mi disse, ogni volta che vedi qualcuno per strada, guidando, pensa quella persona sono io. Perché? Perché automaticamente cambia il tuo modo di vedere le cose, la tua prospettiva, il tuo punto di vista. E quel giorno io sono diventato lui, quest'uomo che aveva vissuto questa vita allucinante. Aveva tutto e di più, viveva a Los Angeles, aveva una famiglia, aveva dei figli. Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e ha perso tutto. Ha perso la famiglia, ha perso i figli, ha perso il lavoro, ha perso qualsiasi cosa. E viveva per strada. E quindi, diciamo, la sua esperienza è diventata la mia esperienza. Pensare che tutto ciò che abbiamo alla fine è abbastanza futile, perché lasceremo tutto qui un giorno. Quello che ci portiamo è quello che nella nostra missione di vita diventa il compito giornaliero di creare qualcosa di buono per la moltitudine, per siamo complementari, no? In un certo senso. Quindi ho scritto questa canzone pensando alla vita di quest'uomo e ricordo quel giorno l'unica cosa che feci per lui fu prendere un hotel per lui, che a Tijuana era un costo assurdo, tipo $10 al giorno, ok? Quindi lo accompagnai in hotel perché non ero così sicuro lo facessero entrare, che questo stava per strada. E lui mi disse, tu sei un angelo, non sai quello che stai facendo per me. Io gli dissi, no, veramente tu in un'ora del tuo tempo mi hai insegnato veramente tanto. E quindi ho voluto ricordarlo scrivendo questa canzone affinché questa esperienza possa servire ad altri per pensare di non giudicare e di essere coloro che vediamo per strada, che a volte possono essere anche considerate delle nullità, ma nullità non sono. Cosa dice il testo di Hideaway, Stefano? Essenzialmente Hideaway è il posto dove... una sorta di nascondiglio, ok? Ma parla appunto di tutto quello che ti ho detto fino ad ora, del fatto che non dobbiamo rimanere fissi all'apparenza delle cose, perché al di là dell'apparenza ci può essere un abisso, non sappiamo mai quello che... Sai, a volte troviamo per esempio delle persone che sono... vai a fare la spesa e trovi la cassiera che magari è incavolata quel giorno, che dici...
Gesù, cioè questa qua sta così. No, invece magari ha avuto una brutta giornata. Quindi bisogna comprendere, bisogna essere compassionevoli, perché secondo me se utilizziamo quel punto di vista, che è quello che descrivo nella canzone, può aiutarci a vedere le cose in maniera differente, con una luce diversa. Quindi parla di questo. Riassunto della canzone è questo. Mamma che bella Stefano, mamma che Grazie, bella. grazie. Dai, questo, vorrei ringraziare Sebastian Cuenca che ha filmato questo video e Travis Mazza che è stato un assistente straordinario quel giorno. Questo video ho voluto che fosse molto semplice e che narrasse tutto quello che dicevo nei post in cui ho conosciuto quest'uomo. Tra l'altro Affinché. hanno notato, sì, hanno notato Stefano che c'hai Gustavo Roll. Voglio ricordare che Stefano è quello che mi ha portato a fare l'intervista con, come si chiama pure l'amico di Gustavo Roll che abbiamo intervistato. Certo, Gustavo è sempre vicino. Come si chiama l'amico di Gustavo che abbiamo intervistato? Mi sfugge adesso il nome. Luigi Giordano. Luigi Giordano, esatto. Fantastica intervista. Invece, ti chiedono se esiste il vinile di questo brano. Allora, il vinile è in stampa, copie limitate, perché purtroppo gli Stati Uniti non è ancora. L'Italia è molto più avanti, il vinile si vende di più. Purtroppo in America il liquido vince ancora. Per questo sto stampando copie limitate, a
per regalarle principalmente, diventa un regalo. Ecco, senti, no, volevo fare... Ma, allora, io ho letto, intanto ho visto il trailer del film di Gustavo Rol, visto che tu lo hai conosciuto indirettamente, perché lo hai conosciuto tramite Zeffirelli, che era tuo amico e che era amico di Rol. Però ho visto il trailer e il trailer parla di prestigiatore, parla solo di prestigiatore. Poi ho letto di gente che è uscita dal film dicendo che il film fa schifo, non, il film documentario, non lo so. Tu hai delle reazioni, hai delle notizie? Io non l'ho visto. Ho visto il film, non ho visto, ho visto il trailer, speravo fosse una provocazione pop. Nel senso che, sai, tipo quando c'è la musica pop, magari a volte dice delle cose, quindi... una provocazione pop. Adesso se della gente dice che il film facesse schifo, questo non lo so, però lo guarderò, perché comunque c'ho la curiosità di guardarlo, non so come ancora, però allora, però insomma Gustavo è onnipresente. Questo Christian Delorde, che è un pianista molto bravo, fra l'altro, il brano ha una melodia forte che rimane in testa, prodotto e scritto molto bene. Grazie, wow, Christian. Canzone, video fantastici. Allora, io potresti fare un duetto con Antonello Brunetti. Antonello Brunetti è quello che ti ha scritto che è a Londra. Poi ho visto che ti ha scritto Ilaria Argiolas, che siete molto amici. Con Ilaria Argiolas state anche facendo dei danni insieme. Brunetti doveva fargli sapere quando sarò a Londra. Dovevo essere a Londra a fine gennaio. Vediamo se succederà. Okay. Ok, io vorrei far vedere anche il backstage di Hideaway, perché mi è piaciuto. Ok. This part here needs to be like, you have to lay here next to me, you know, like, it requires like an action, it requires like, hide away, hide away, hide away, hide away.
the behind the scene of Hideaway with Sebastian Trenta and wait. Travis Mazza. Yes. No, perché uno ha chiesto con che macchina avete girato. Se, con un iPhone. Il video è stato fatto con un iPhone. Ma che iPhone non è? iPhone 15 Pro Max. Porca. Infatti, volevo dire che l'unico costo di questo video è stato l'iPhone. Che tra le altre cose... l'ho preso in abbonamento, quindi non l'ho anche nemmeno pagato, però, però per dire che si può, se alcune storie ti indicano la strada, però volevo creare qualcosa che non ok, quando scrivo una canzone, questa canzone parla in questo caso di una persona senza tetto, che è una persona che essenzialmente non c'ha niente nella vita. Per me la realizzazione musicale o del video deve essere consonante a quello che sto descrivendo. Quindi anche in questo caso il video è stato fatto con una semplicità estrema. Come vedi, a volte non c'erano luci per niente. Le uniche luci erano la mattina alle 6 del mattino, perché in realtà, essendo stato girato il video nella East Coast, non ci abbiamo i tramonti, ci abbiamo le albe. Quindi dovevamo simulare dei tramonti e siamo andati la mattina presto e servivano delle luci, ma era una luce portatile anche quella. Quindi questo anche vuole essere un incoraggiamento per chiunque voglia girare un video. Non bisogna per forza comprare delle cose o spendere un sacco di soldi, basta che c'hai un iPhone oggi o concorrenza e fai qualsiasi cosa. Senti Stefano, dove l'hai girato? Miami questo? L'ho girato a Lauderdale by the Sea e Fort Lauderdale. Tra le altre cose, il posto... Cos'hai bofonchiato che non ho capito niente? Lauderdale by the Sea, che è a 20 minuti nord da Miami, e Fort Lauderdale, che è sempre 20 minuti nord da Miami. Ma i posti che hai visto, per esempio nella seconda parte della canzone dove si apre in questo posto con dei graffiti... e degli evidenti, diciamo, luoghi dove le persone senza tetto si rifugiano, erano tutti veri. Niente è stato staged, come si dice, niente è stato posto lì per girare il video. Tutto ciò che avete visto era naturale. Ok. Allora, ma è stupendo Ilaria Argiolas. Poi è una canzone strepitosa, backstage fantastico, bellissimo. Hanno chiesto se si trova su YouTube. Il video, certo, credo di sì. Io ho mandato una slide, una foto lì, dove c'è in realtà la foto dell'album e tutti... E tu di solito chiedi come ti troviamo su Instagram. Io ti ho dato tutto facile. Ti ho dato una slide. Qual è la slide? Forse ti ho mandato una foto sola o due foto. No, no, non lo so cosa tu mi hai mandato. Eccolo. Ah, sì, ok. Su Instagram, Facebook, YouTube, tutti i video. Scusa, sta foto è un fake. Perché non posso cliccare sulla foto e andare su Instagram? Che cazzo dici? Cioè, posso solo andare su stefanomei.com. No, questo qua è semplicemente per farvi vedere che mi trovate dovunque con @StefanoMay su tutti i social. Soccia, ragazzi. Ma qui siamo in America, ragazzi. @StefanoMay lo trovate dappertutto. Anche su YouTube sei @StefanoMay? Esatto. Watch America. Tu vuoi fare l'americano? Ma si nate in Italy. Tu non sei Fred Ronnie. Senti Stefano, quando vieni in Italia? Presto, vengo per Natale, non vedo l'ora di essere Per Natale quando? Il 20, ma se mi vuoi prima vengo pure prima. No, io voglio fare. E quanto tempo ti trattieni? Fino all'1. Ah, niente. Va
Vabbè, tu David, tu parla No, e... io parlo, noi faremo uno speciale credo il 13 o il 14 gennaio, poi dopo facciamo la prima puntata il 10 o l'11 di gennaio, tu non ci sei, quindi... In realtà c'è una cosa, io per quelle date ci Ah, dovrei... 13, scusa, 13-14 dicembre è una puntata, o il 13 o il 14 dobbiamo decidere, poi facciamo la prima puntata il 10 di gennaio. C'ho una cosa in realtà molto bella che succede a gennaio. Diciamo che 13-14 in realtà potrei anche pensarci. Però a gennaio faccio un concerto privato per una persona molto importante, Ma che è Bruce dove? Springsteen, nord della Florida. A Bruce Springsteen? Sì. Az. Quindi per quella, gennaio diventa un po' difficile per questo motivo. Ma scusa, ma hai suonato anche per Trump, se non sbaglio? Ma hai mandato una foto? Esatto, sì. E sai qual è la cosa? Allora, in realtà io suono tutte le domeniche lì. E tante volte, sai, quando mi viene chiesta questa cosa, mi viene detto, ma non ci andare, guarda, ti pago, piuttosto ti pago io, ma non andare lì. E io rispondo in questo modo, perché è molto importante da capire questa cosa e ci tengo a sottolinearla. I musicisti, gli artisti, i preti, i medici nascono con una cosa che si chiama vocazione, perlomeno per me. Quando ho deciso perché ho sentito di voler fare musica nella vita, la faccio per tutti, a prescindere se sei blu, se sei rosso, se sei giallo o nero, non mi interessa. E c'è un motivo essenziale, perché qualora tu anche non fossi d'accordo con una visione politica delle cose, ma speri che attraverso, diciamo, le frequenze di quello che vai a cantare, una persona possa riflettere su tante cose. L'ha fatto anche John Lennon, per esempio, con Imagine. Quindi non è, se l'ha fatto lui significa che potenzialmente è una cosa universale. Quindi a chiunque si stia pensando che okay, vai a suonare da Trump, no, non lo faccio da un punto di vista politico. Lo faccio perché ho la responsabilità da musicista o la duty, si dice qui, il dovere da musicista di cantare per chiunque, a prescindere da chi Certo, sia. no, ma guarda che a me piace Trump, quindi... Allora, Tanta gente mi ha detto, ma perché vai lì? Insomma. questo qui è il singolo Hideaway, Stefano May. Stefano, spero di vederti live, ok? Molto volentieri, quando vuoi, tu sai che devi soltanto Sai dirmelo. come forse, non è detto... Ma diciamo come si chiama il programma, Roberto? Aspettiamo. Aspettiamo, dai. Aspettiamo. Creiamo un po' di hype. Dai, diciamolo. Diciamolo, dai, un rullo di tamburi. Ok. Allora, il premiato circolante del Barone Rosso, mantenendo sempre un omaggio al grande Bonvi, e come vedi è qui sempre il premiato circolante del Barone Rosso, cambia nome, probabilmente. E probabilmente si chiamerà Nuovo Roxy Bar. Ti Wow! piace? Non solo mi piace, ma tu devi sapere una cosa, Red. Quando c'è stata l'ultima puntata del Roxy Bar, io ero a Los Angeles e piangevo. Perché, e mi ricordo, c'era Loredana Errore, quell'ultima puntata, lo sapevo per te. Sì. E io piangevo perché avrei sempre voluto essere al Roxy Bar, ma piangevo perché la Roxy Bar era finita. No, Quindi... Il nuovo Roxy Bar mi piace tanto. e Però Roxy Bar devo è un'istituzione, Roxy. Tu sei un'istituzione, quindi. vabbè, comunque allora. Tra le altre cose, volevo dire una cosa, Red, a proposito di come ha iniziato la puntata questa sera, riguardo Morgan. Morgan è un musicista che dobbiamo celebrare in vita, non come al solito facciamo in Italia celebrando i musicisti quando non ci sono più. Una persona come lui andrebbe veramente rispettata perché non solo ha ragione quando le sue competenze musicali sono infinite, anche quando, per esempio, riesce a portare, e in quello mi ero commosso un sacco, te lo dico,
te lo dissi, un brano come il secondo tempo del concerto di Ravel in un concerto pop è una roba straordinaria. Quindi a lui va tutta la mia tutto il mio affetto, perché è una persona veramente da proteggere. Ok, ti ringrazio, ti ringrazio. Okay. Ciao, grazie bambino. Roberto. Ringrazio Roberta, spero di vederti dal vivo presto, ok? Ciao, ciao, ciao. Ciao.